La disfunzione erettile di per sé è un sintomo assolutamente risolvibile mediante terapie mediche innanzitutto, ma non è detto che sia curabile, cioè spesso il paziente è costretto a prendere il farmaco per tutta la vita. Questo succede quando il paziente, in particolare magari un paziente di una certa età, magari diabetico, magari con problemi neurologici. Ovviamente non mi riferisco al giovane, il quale magari può prendere il farmaco per un certo periodo di tempo, fin quando poi il problema, che spesso è psicologico nel giovane, si risolve mediante un adeguato trattamento psicosessuologico. Per quanto riguarda i farmaci di prima linea sono i farmaci che si chiamano inibitori della fosfodiesterasi quinta, cioè sono quei farmaci quali, che noi conosciamo bene, quali sildenafil, tadalafil, vardenafil e avanafil, che hanno rivoluzionato l'andrologia perché prendendo la pastiglietta si ritorna a rispondere con le erezioni come prima del problema. Questi non sono farmaci che provocano l'erezione, ma sono farmaci che potenziano un meccanismo già in atto, cioè non si ha un'erezione artificiale, ma si ha un'erezione fisiologica come prima del problema. Se questi farmaci, come succede molto raramente, non funzionano o ci sono controindicazioni, quali ad esempio i pazienti cardiopatici che assumono farmaci per dilatare le coronarie come i nitroderivati, bisogna utilizzare altri trattamenti che si chiamano trattamenti di seconda linea, ad esempio l'alprostadil. L'alprostadil è un farmaco che però provoca un'erezione artificiale, tra virgolette, quindi non è necessario lo stimolo della partner e si può assumere o applicandolo per via intraoretrale oppure tramite iniezioni intracavernose previo addestramento medico. I farmaci cosiddetti le risoluzioni di terza linea, si parla di impianto protesico. Queste avvengono solo nel momento in cui il paziente non riesce ad ottenere alcun beneficio dai trattamenti precedenti ed è molto motivato ad affrontare un intervento, e lo si fa ormai molto raramente perché generalmente quasi tutti i pazienti riescono a rispondere ai trattamenti convenzionali.